stiamo cercando di dimostrare che gli asteroidi di cui parlano un sacco di documenti antichi e non ultimi alcuni che abbiamo trovato nella Bibbia di Colbrin, che è stata pubblicata nel 1992, e che questi asteroidi che sembrerebbe che sfiorino la Terra ma non la colpiscono e passano a cadenze regolari. E quindi stiamo cercando dei riscontri nella geologia che ci provino l'esistenza di questi asteroidi, che quindi sono un fatto reale e non sono un fatto di fantasia letteraria come sostengono alcuni. Ecco, quindi siccome noi riteniamo di aver trovato delle prove di questi asteroidi, vorremmo condividerli con voi, e anche per sapere cosa ne pensate, se sono delle cose concrete e oppure se sono delle cose, diciamo, non collegate con la realtà dei fatti. Ecco, per parlare di questo dobbiamo parlare di geologia ed in particolare della deriva dei continenti. Ecco, la deriva dei continenti cosa dice? Dice che la Terra è sostanzialmente liquida al suo interno, ma ricoperta da un sottilissimo strato solido. Siccome all'interno si creano delle correnti di circolazione del magma, allora i continenti che stanno sopra vengono spostati da questa, diciamo, correnti di lava che ci sono all'interno, e creano degli effetti particolari che sono visibili sulla crosta terrestre. Quindi prendiamo ad esempio lo scontro della placca dell'India, che noi qui vediamo, con la placca dell'Asia. Quindi l'India è una placca che sostanzialmente va a urtare contro l'Asia, e questo urto cosa fa? Solleva una catena montuosa che è l'Himalaya. Infatti questa catena è alta 8000 metri, e in questo caso la teoria della deriva dei continenti, quindi della collisione delle placche, funziona. Sembrerebbe che tutto sia coerente, quindi l'India va a urtare contro l'Asia e provoca la catena dell'Himalaya. Le cose invece si complicano quando parliamo del Mediterraneo. Perché? Perché in questo caso sembrerebbe che la deriva dei continenti porti l'Africa a urtare contro l'Asia, e l'effetto di questo urto sarebbe, diciamo, una serie di catene montuose. Per esempio la più importante è la catena delle Alpi. Quindi questa catena sarebbe una sorta di suddivisione tra la placca euroasiatica, come viene chiamata, e la placca africana. Il discorso è che in mezzo c'è tutto il bacino del Mediterraneo. Quindi, mentre, come abbiamo visto, nella collisione dell'India con l'Asia si crea l'Himalaya e, diciamo, la dinamica è abbastanza chiara, invece in questo caso la cosa sembra un po' complessa, e i geologi fanno una certa fatica per spiegare tutta questa situazione in cui ci sono delle fosse come questa. Per esempio ci sono di 3500 metri, il Tirreno, lo Ionio, diciamo, cioè, sono tutti dei bacini profondi che non è facile spiegare con l'urto dell'Asia, dell'Africa contro l'Europa. E quindi, diciamo, i geologi spiegano con una serie di dinamiche che dicono che l'urto non avviene in modo perfettamente lineare, ma con dei modi di rotazione che provano con queste cose. Ma studiando, diciamo, i racconti platoniani, noi invece abbiamo trovato un'altra spiegazione. Cioè, i racconti platoniani ci dicono che la geologia del Mediterraneo sarebbe invece realizzata da una serie di urti di questi asteroidi che sfiorano la Terra ma non la colpiscono, quindi, diciamo, nel punto più vicino della loro traiettoria deformano la crosta terrestre. E diciamo che questa informazione ci viene data in due racconti, a parte nei dialoghi di Timeo e Crizia, dove ci viene detta
che la geologia della Grecia è dipende molto dagli impatti di questi corpi che avverrebbero qui e da una serie di tsunami che avrebbero dilavato, diciamo, la zona di terra al largo della Grecia. Allo stesso modo accreditano il mito di Fetonte, che racconta di uno di questi corpi celesti e, diciamo, in questo racconto il Mediterraneo viene denominato le tracce delle ruote del carro, come che questo arco, viene proprio chiamato arco, sia frutto di una serie di impatti di questo corpo celeste. Ecco, e dobbiamo dire che a noi questa spiegazione ci convince molto di più di quella della geologia ufficiale. E il motivo per cui la geologia ufficiale non prende in considerazione questi racconti, perché dice che non è possibile che un corpo celeste passi vicino alla Terra senza urtarla. E soprattutto, come affermano questi nuovi racconti che sono stati trovati nella Bibbia di Colbrin, che questo asteroide passa con regolarità, e anche, diciamo, i dialoghi di Timeo e Crizia dicono che questo corpo celeste passa con regolarità. Gli astronomi dicono che questo non è possibile. A questo punto noi che aggiungiamo? Non è possibile che un corpo celeste di origini naturali faccia questo. Non ci rimane che valutare l'ipotesi che il corpo celeste sia di origine artificiale, cioè che delle intelligenze extraterrestri riescono a deviare dei corpi celesti per utilizzarli per varie funzioni che abbiamo illustrato in altri video.